Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio della Redcraft. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, signori, come state? Bentornati nella Redcraft. Come potete vedere sono qui all'entrata sotto il nostro portale, vicino alla divinità Pollozzo. Aspettate che ve lo faccio vedere più da vicino. Pollozzo, mi guardi un attimo, eh? Sto a posto, abbastanza, eh? Perché, signori, molti di voi mi hanno detto: Frank, le texture. Eccole qua. Finalmente mi sono ricordato. Probabilmente Pasqua avrà portato consiglio e quindi il buon Frank si è ricordato di mettere le texture, quelle nuove. E quindi volevo farvi anche fare un attimino un giro rapidissimo della zona con le nuove texture. Devo dire che mi piace tipo tantissimo. E poi, per il bene del server, devo dirvi una cosa: ho disattivato la farm di Pollozzi per il bene del server, per evitare che fino alla fine implodesse, e non era quello che voleva nessuno. E quindi le ho un attimino accantonate, le ho killate tutte le galline che si trovavano lì. Però ho sempre le uova e quindi di questo non è un grosso problema. Tra l'altro, due uova nell'inventario, morte, niente, tuorli vuoti. Voglio un attimino controllare la ok, sta andando la farm di kelp e probabilmente avrete visto anche il mio inventario, seppur un attimo. Questo perché, signori? Perché mentre vi finisco di far fare il tours della mia zona, c'è ancora un po' di roba da fare, abbiamo tempo, non ci corre dietro nessuno. Voglio andare a costruire qualcosa che non avevo mai costruito in vita mia, devo essere onesto. Ovvero fare una costruzione col ghiaccio. Dove la dobbiamo fare la costruzione col ghiaccio? Lì, appunto, nell'isola del ghiaccio. Tra l'altro, questa nuova texture mi piace perché rende lo spruce molto più carino, un po' più sfumato, meno nette le linee, insomma, delle assi. E quindi mi piace tantissimo. E oggi lo utilizzeremo qui, appunto, per fare la torre del ghiaccio. Una torre del ghiaccio sarà molto semplice. Probabilmente sotto invece ci sarà una farmina easy proprio di neve, perché ci sta sotto, è un'isola del ghiaccio, quindi perché non posso farci la farm di ghiaccio, ci faccio la farm di neve, che è quella più semplice, e quindi lo faremo. Io al massimo inizio a mettere giusto qualche base per la costruzione e ci vediamo tra pochissimo. Ok, signori, allora ho fatto un piccolissimo scheletro di compressed ice, o sia il compressed ice sia il blue ice, e adesso vedremo un attimino come giostrarmeli e come cambiarli. Il problema di questi due è che devo romperli con la pala, perché è l'unica cosa che abbia silk touch, almeno che no, nemmeno il blue ice si rompe. Quindi lo scheletro e anche quello che sarà molto probabilmente il tetto di questa torre, e adesso in work in progress sto iniziando ad avere tutti i flash di come potrebbe venire alla fine, e sono sicuro che mi rovinerò la vita per farlo, però per il bene di tutto si fa. E sapete cosa? Ho avuto un'idea bellissima. Allora, vabbè, grazie mille per avermi fatto venire un'idea. Guarda, se fosse un video vostro vi lascerei anche un mi piace. E siccome il video è mio, ve lo lasciate voi. Quindi, innanzitutto sotto che cosa voglio fare? Voglio fare una cosa molto figa, ovvero mi vado a fare un po' di scale, tipo un po' di scale così. Tipo, partendo da Quizd possiamo fare una robetta del genere, tipo un arco. E sapete che io con gli archi ci vado tanto, d'accordo? Facciamo un archetto di entrata che secondo me, ma sai che male non ci sta, sebbene io non sappia mettere i blocchi, ma non è per niente male. Quindi vado a fare così, vado a riprendermi un attimino questa e vado a fare, questa era giusta, facciamo così e quasi quasi io direi di fare un blocchetto qua, un blocco qua, e qua andiamo a chiudere così. Vediamo un attimino, questo archetto di entrata ci può stare, mi piace, tenete conto che ci sarà da tutti e quattro i lati. E signori, l'ideona che ho avuto è fare una roba con più tetti tipo questo. Mi vado a spiegare meglio, perché qualcuno potrebbe dire: ma Frank, ma che cacchio stai dicendo? Mi spiego. Mi devo portare su un attimino. Tenete conto che sarà tipo tutto di ghiaccio. Adesso sono indeciso se utilizzare lo spruce
Questo è un gran problema. E facciamo così, metto un blocco qua di appoggio e adesso vediamo un attimino come possiamo muoverci. E se da qua facessi partire per esempio un papabile tetto, fatemi dare un occhio, tipo faccio così, mi servono anche dei sbrocchi che però purtroppo non c'ho, me li vado a prendere, lascio un attimino il blue ice che fa schifo e non mi serve. Spruce planks, belle, no, così, bello veramente, mi piace questo colorito. Devo tornare su un attimino, scusate se utilizzo il trigger 3, ma se no mi sbrigo domani mattina. E se tipo facessi, questo lo metto qua, faccio 1, 2. Tenete conto che il restante tetto verrà fatto con altri blocchi. Siamo già al centro? Probabilmente sì, quindi voglio fare una cosa del genere. Adesso sto abbozzando giusto per capire come può venire. E quindi vedremo. Lì in realtà è un blocco di appoggio e va tolto, perché altrimenti non ci si capisce più niente. Faccio così. Teoricamente dovrebbe essere terminata questa parte di tetto mio. Vado a dormire, prendo danno, guardo. Sono molto indeciso. Forse, e dico forse, sta meglio lo stone brick. Quindi probabilmente switcho il tetto, faccio le altre entrate e al massimo faccio i tetti di... Non lo so, sono molto indeciso, non so come lo farò, però lo faccio e ci vediamo tra pochissimo. E dunque signori, ho optato per lo stone brick perché mi rendo conto che ci sta meglio. Ve la faccio vedere anche da più vicino, guardate un attimino. È venuta bene, secondo me, questo primo tetto, parlo di primo tetto perché probabilmente ce ne saranno altri che adesso vi farò vedere. Perché devo dire che di fondo mi piace, mi sono preparato anche lo spazio per aggiungerci delle decorazioni. Vi faccio vedere anche in che modo mi piacerebbe decorarlo. Dovrei avere dei cobblestone wall, quindi metto 1 e 2. Guardate un attimino una cosina del genere, secondo me può piacere. E c'è lo spazio perfetto per esempio per metterci una lampa di prismarine. Ok, sto facendo dei tentativi, sto vedendo un attimino come può stare tutta la costruzione. Alla fin fine non è per niente male, mi devo un attimino allontanare per guardarla. Ok, sono molto perplesso perché la lampa di prismarine è molto grossa, quindi nel caso potrei anche eliminarla, anche se devo essere onesto, mi piace tantissimo. Comunque, il prossimo step della costruzione sarà quello di andare a finire i tetti, perché a questo punto ho l'idea di farne almeno un altro qui e non so se farne un altro ancora più sopra, però più piccolo, oppure fare una chiusura, la tipica chiusura di una torre a punta. Su questo sono ancora molto indeciso. Pensandoci, in effetti nella mia zona non ci sono torri, quindi questo è ottimo. E quindi adesso trovo una soluzione per fare i tetti. E dunque signori, ho terminato la costruzione della torre. Devo essere onesto, probabilmente mi sono fatto prendere un pochino la mano. Ve la faccio vedere subitissimo. Eccola qui, è molto bella, è molto dettagliata. Però di base si vede che è fatta col ghiaccio, che era la cosa che più mi interessava. Perché vi dico che mi sono fatto prendere la mano? Perché ho aggiunto una fracca di decorazione con lo spruce. Però mi devo dirvi che onestamente mi piace, così come è venuta è molto diversa dalle altre costruzioni. Però ci sta, ovviamente voi fatemelo sapere qui giù con un commento. Di base che cosa ho fatto poi tutto sommato? Innanzitutto abbiamo fatto, e ve l'ho fatto vedere, lo scheletro della costruzione. Poi avevo fatto il primo tetto, il secondo tetto e il terzo, che è diverso dalle altre. Poi ho fatto la chiusura. E una volta fatto questo, praticamente ho abbellito, diciamo così, ho decorato tutto intorno, mettendo comunque con una certa simmetria tutti i blocchi. Devo dire che mi piace. Qui ho fatto questa cosa qui, che in teoria potrebbe essere utilizzata in un modo o nell'altro. Forse è più comodo metterla così, è un po' più carino. Ecco qua, però ne avessi messo uno dritto. Guarda, te pare. Quindi vado a fare così, ma in realtà questo è molto
è secondario, però forse così ci sta un po' meglio. Queste purtroppo possono coprire un solo una sola facciata del blocco. Di qua è possibile vedere un po' tutta la zona, sebbene non ci sia un vero e proprio modo per arrivarci, perché volevo metterci sì una colonna d'acqua. In realtà potrei farlo, però poi il problema sarebbe scendere, perché non si potrebbe più scendere. Quindi tanto vale tapparlo, e per tapparlo intendo tapparlo così, e quando vorremo scendere faremo un po' di parkour, eccoci qua, senza prendere danno, appunto. Ecco qua, tra l'altro, oh, trick shot, non ci credo. E questo è quello che ho fatto in questo poco tempo che è passato. In realtà non ci ho messo nemmeno tantissimo per buildarla, però devo dire che è venuta abbastanza bene. Nel complesso, vedendola insomma con tutta la zona, almeno fin dove carica, devo dire che comunque ci sta. Ci sta perché? Perché immaginatevi più di una torre, non chiaramente così tanto dettagliato, o meglio non con questi blocchi, ci saranno più torri, perché ci saranno più isole di differente bioma. È chiaro, in un bioma normale avremo una casa normale, ma in un bioma di ghiaccio una casa di ghiaccio fa un po' fuffa, e quindi l'idea era proprio questa qui. Ora, la cosa che volevo fare qui sotto in realtà probabilmente va un attimino a farsi benedire, perché volevo farci una farm di neve, come avevo detto, ma avevo un'idea diversa della farm di neve da fare. Il problema è che qui lo spazio è questo qui, quindi l'unica cosa che possiamo fare è piazzare magari un golem di neve, un pupazzo di neve, e farmare la neve, che tra l'altro ci servirà. Quindi molto probabilmente qui ci metto delle scale, e faccio così un attimo e ci metto tre scalini, ok, grazie. Quindi facciamo 1, 2 e 3. Perfetto, qui richiudiamo con una trapdoor, perfetto, così mi piace, alla fin fine non è che ci servirà molto, però è giusto per non avere questa zona inutilizzata. Sapete che voglio utilizzare tutti gli interni delle isole volanti per far qualcosa. E una volta fatta questa qui, ovviamente va fatto anche un po' di decorazione intorno, e quindi mi servirà la neve. E soprattutto ho avuto un'idea bellissima, ovvero degli alberi custom. Magari ne facciamo tre alberi custom, però con la chioma congelata. Quindi secondo me ci può stare. Detto questo, io vado a farlo e ci vediamo tra pochissimo. E dunque, signori, ho finalmente terminato anche, diciamo, la decorazione esterna alla torre. Ho messo anche le shader per farvela vedere meglio. Mi avvicino, guardate un po', ho fatto questi alberi. Questo è quello che mi piace di più. Adesso ve lo spiego, può sembrare strana la forma, e poi fatemi sapere voi con un commento cosa ne pensate. Ci sono questi alberi custom, ovviamente, che si sono ghiacciati vicino la torre. Quest'albero qui è un po' più grande e dal peso praticamente si è piegato, e mi piace il fatto che sono riuscito a fargli tipo una tripla chioma, che ci sta abbastanza bene. Piano piano sto prendendo insomma il là con gli alberi custom, che vi dirò mi piacciono, ci stanno molto bene. Mi piace come è venuta, mi piace come è venuta la zona, mi piace come sta venendo tutta la zona. Guardate un po', ne abbiamo fatte di costruzioni di questo, sono veramente contento. L'ultima cosa che devo farvi vedere è ovviamente la farmina qua sotto con il nostro... con il pupazzo di neve, non riesco a dirlo. Tra l'altro, quello che vi volevo dire... ho la pala con silk touch, e quindi in realtà non prendo le palle di neve, ma prendo direttamente il tappetino. Ecco, infatti, lo strato più che tappetino, che qua chiama sempre neve, però vabbè. Detto questo, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un commento, un mi piace o comunque quello che volete. Noi ci vediamo in un prossimo episodio della Redcraft. Ciao!